Bene, ora chiedo invece a Livio Pascali di spostarci su un altro dei grandi temi oggi sul tappeto che lega una evoluzione normativa e il tema della sostenibilità, il tema appunto del CAM e dei Green Public Procurement. L'attrezzo. Salve. Che il calcestruzzo sia il materiale da costruzione almeno in peso il più utilizzato al mondo e che sia per antonomasia un materiale ad uso strutturale, chiaramente non c'è bisogno di venirlo a dire in questa sala. È un materiale anche, proprio per questa sua seconda caratteristica, estremamente normato, sia a livello nazionale ma un po' in generale dappertutto. Questo sistema normativo che governa il calcestruzzo viene appunto da una logica che è quella appunto della verifica strutturale e quindi ha in sé determinati requisiti. Ha avuto un'evoluzione e tuttora in una continua evoluzione, ma diciamo una situazione particolare che in questo momento il nostro prodotto, il calcestruzzo a uso strutturale, sta per impattarsi con un altro sistema normativo che fino adesso è stato di carattere prevalentemente volontario, ma sta diventando di cogenza, che è quello un sistema normativo di estrazione ambientale, di sostenibilità ambientale. Quindi vediamo un pochettino come si intersecano questi due sistemi. Il calcestruzzo a uso strutturale in Italia, non essendo un prodotto armonizzato, non c'è una norma armonizzata a monte, è regolato dalle norme tecniche delle costruzioni e da due norme di prodotto, la 206 e la 1104, che è il documento di applicazione nazionale. Sia le norme tecniche che le norme di prodotto, come tutte le norme da costruzione, hanno un'evoluzione, sono in continuo aggiornamento. La 206 e la 1104 sono da pochi anni aggiornate, le norme tecniche, probabilmente lo sapremo tra un po', aspettiamo che vengano diciamo così, adeguate e che recepiscano soprattutto l'evoluzione normativa della 206 e della 1104 stesso. Questa evoluzione, che ha tanti aspetti, ha anche un aspetto, diciamo così, all'interno di sé che è ambientale. La novità più importante che dall'inizio degli anni 2000 c'è stata, che è uno dei motori diciamo, per cui, con i quali vengono aggiornate le norme stesse, quindi quella sul calcestruzzo, è il regolamento prodotti da costruzione. Regolamento prodotti da costruzioni che ha una sua forza, sostituisce la direttiva prodotti da costruzione, non ha bisogno di essere accettato dagli Stati membri, entra direttamente una volta che è stato pubblicato e fissa determinate condizioni. Novità di questo regolamento di prodotti da costruzione, il CPR 305, è che nel 2011, quando è stato pubblicato, e nel 2013, quando diventa cogente, introduce un settimo requisito. Questo settimo requisito in realtà lo produce sulle strutture, sugli edifici, ma siccome le strutture e gli edifici sono fatte da materiali, materiale ad uso strutturale, diciamo così, impatta decisamente anche sui nostri prodotti e quindi sul calcestruzzo a uso strutturale. Qual è il settimo requisito? È quello che ci chiede di pensare a delle strutture che siano fatte con un uso sostenibile delle risorse naturali. In altre parole, cercare di usare quantomeno possibile le risorse naturali. Quindi il settimo requisito fondamentalmente può essere sintetizzato in tre concetti che devono essere recepiti dall'evoluzione dei sistemi normativi. Bisogna fare dei materiali che vengono inglobati nelle strutture, e le strutture stesse che nel loro ciclo di fine vita possono essere demolite e riciclate, recuperati. Le strutture e i materiali devono essere quanto più possibile durabili e l'ultimo aspetto, quello di cui noi in qualche maniera focalizziamo l'attenzione, ci deve essere sempre di più una quota parte all'interno dei materiali, del materiale uso strutturale, di elementi che provengono da recupero di altre lavorazioni e quindi meno risorse, meno utilizzi delle materie prime. Questo settimo requisito sta impattando nelle revisioni, vi ho detto, nelle revisioni normative, nelle norme tecniche, nel capitolo 11.2, con cui noi dobbiamo certificare il nostro calcestruzzo strutturale, nella 206, nella 1104, e poi più che impattare dialoga in quelli che sono dei sistemi prevalentemente di carattere volontario, ma stanno diventando anche di una certa cogenza normativa legislativa, che sono i LEED, Itaca e quindi anche Green Public Procurement e ICAM.
Probabilmente queste cose noi le abbiamo viste nel tempo, ma neanche ci siamo resi conto. Per esempio, per parlare dei cementi, noi abbiamo apprezzato i cementi, diciamo così, con costituenti principali che venivano tipo Loppa, i cementi di tipo 3 o i cementi di tipo 4, perché pensavamo alla durabilità di quel prodotto. Ecco, in questo momento quell'utilizzo di alcuni materiali acquista anche una particolare vocazione dal punto di vista della sostenibilità, perché all'interno di questi materiali è garantita una quota parte di materiali di recupero e quindi di materiali riciclati, soprattutto anche se sono dei materiali pre-consumer. Nella 206 e nella 1104, che sono state pubblicate, quindi dovrebbero essere cogenti, speriamo che vengano richiamate, cioè saranno richiamate nelle norme tecniche, vengono diciamo così, ampliati, diciamo, migliorati alcuni concetti che ci consentono sempre maggiormente l'utilizzo di materiali di carattere di recupero che provengono da altri recuperi. Quindi l'uso delle aggiunte, che possono essere di tipo 1 e di tipo 2, soprattutto le aggiunte di tipo 2, hanno una valenza importante. Nella nuova 206 si consente al produttore di calcestruzzo di utilizzare la loppa ad alto forno direttamente nel suo impianto di produzione, quindi perché è stato creato tutto un percorso, esiste adesso una norma armonizzata con cui certificare e distribuire la loppa, quindi la loppa tra le altre cose non ha neanche bisogno di registri di carico e scarico, è un'aggiunta che facilmente può essere immessa nella filiera del calcestruzzo. 206 e 1104 ogni volta che vengono aggiornate aumentano le possibilità e i requisiti, diciamo, di utilizzo di queste aggiunte, sia per quanto riguarda le ceneri volanti che i fumi di alto forno che la loppa stessa. Quindi c'è tutto un percorso normativo che però è legato ancora alle norme del prodotto che diciamo, noi conosciamo, che sono cogenti, che ci aiutano diciamo così, a recepire concetti di sostenibilità. Ci permettono di utilizzare questi materiali perché, siccome la norma tecnica è un decreto, è una legge, se noi all'interno della norma tecnica e delle norme che la norma tecnica richiama non c'è la possibilità di utilizzare questi materiali, noi non li possiamo utilizzare. Quindi il sistema si sta spostando per consentire che questo accada. Sugli aggregati, si parla di aggregato di recupero, ma non mi soffermo perché è all'interno del ciclo produttivo, si fa molta attenzione sugli aggregati riciclati. Questo è un prospetto della 1104 che si vede che ormai si può fare benissimo un calcestruzzo con diciamo così, durabile nelle classi di esposizioni fino alla XC3, per esempio, con un quantitativo di aggregato di riciclo che è intorno al 30%. Quindi si vede che anche nel calcestruzzo strutturale i sistemi normativi stanno consentendo l'utilizzo, cioè di andare verso di più un calcestruzzo sostenibile. E non ultimo, anche la 1104 fa delle specifiche su come fare le prescrizioni, quindi si rivolge un pochettino anche ai progettisti per dire che si può sia utilizzare ma anche prescrivere un calcestruzzo sostenibile. Dopo questa rapida carrellata, che diciamo è un percorso che dura da alcuni decenni, però noi possiamo affermare con certezza che se il sistema normativo consente l'utilizzo di calcestruzzi sostenibili, di calcestruzzi sostenibili in questo momento se ne sono prodotti veramente, almeno in maniera consapevole, se ne sono prodotti veramente pochi. Quindi la filiera non ha recepito, cioè il mercato non ha recepito questa opportunità. Sta arrivando, ci stiamo impattando con un altro sistema normativo che è appunto quello della sostenibilità. Dal punto di vista politico l'Europa pensa che bisogna trovare un modo per condizionare i mercati perché in generale si porti avanti il concetto di acquisti verdi, il Green Public Procurement. E quindi l'Italia fa un balzo in avanti perché è il primo paese della Comunità Europea che diciamo, recepisce questo concetto, lo introduce in un decreto ministeriale che è quello degli appalti pubblici e quindi cerca di condizionare facendo leva su uno stakeholders che è la pubblica amministrazione. Quindi in qualche maniera pensa che se la pubblica amministrazione diventa virtuale, le opere pubbliche diventano virtuali, tutto questo possa seguire a condizionare l'intero mercato. E in questo momento quindi c'è tutto un pacchetto legislativo e normativo che ci parla di queste cose, c'è il nuovo codice degli appalti pubblici, c'è il concetto, ci sono il piano d'azione nazionale Green Public e poi ci sono gli strumenti di attuazione che sono fondamentalmente i CAM, i criteri minimi ambientali.
i criteri minimi ambientali, che chiaramente all'interno di questi criteri sono tantissimi, all'interno di questi criteri minimi ambientali ci sono quelli che riguardano prettamente la filiera del calcestruzzo, delle strutture in cemento armato, e quindi ci sono i CAM per l'edilizia. Velocemente, entrando all'interno dei CAM per l'edilizia, noi abbiamo che ci sono delle specifiche tecniche sui componenti edilizi e ci vanno a parlare del calcestruzzo confezionato e degli elementi prefabbricati in calcestruzzo. Questi criteri ci danno una obbligatorietà su dei requisiti, mentre prima abbiamo parlato di normative che ci dicevano fin dove potevamo arrivare, ma non c'era l'obbligatorietà di arrivarci, adesso questi criteri minimi ambientali ci parlano di requisiti minimi che noi dobbiamo rispettare nelle prossime opere pubbliche, perché queste opere pubbliche possano essere definite sostenibili. Per quanto riguarda il calcestruzzo, parliamo di un minimo di materiale riciclato che deve essere intorno al 5%, però dice se i criteri dell'edilizia dicono dovete fare un minimo di 5%, ma in conformità ai sistemi normativi vigenti, che sono quelli che vi ho richiamato prima, fondamentalmente sono le norme tecniche, e ci danno anche delle indicazioni di verifica, di come verificare queste autodichiarazioni o dichiarazioni di prodotto che possono essere messe dai produttori per andare a verificare questi criteri minimi ambientali. Vabbè, si parla anche di gambe premianti, il calcestruzzo, insomma, forza, gioco forza, non può che non essere un materiale locale, e quindi da questo punto di vista ci siamo sicuramente. Quindi dobbiamo incominciare ad assumere un lessico, a fare delle nostre verifiche da technology, e quindi dobbiamo incominciare a utilizzare determinate terminologie. Quindi dobbiamo fare attenzione che il materiale è riciclato, può essere post-consumer o pre-consumer. Una serie di materiali in cui noi lavoriamo sempre nelle nostre miscele, le utilizziamo, le ceneri volanti e altro, i pre-consumer sono dei materiali riciclati che hanno una qualità, una qualità migliore rispetto ai post-consumer, dal punto di vista ambientale hanno un pregio in più. Se noi dovessimo vedere una miscela di calcestruzzo, come ce ne sono tante, un C37, un XC3, potremmo vedere che in questo momento potrebbe essere posta sul mercato con totale assenza di materiale da riciclo. Questa miscela non sarebbe conforme in questo momento a un appalto pubblico. Questa invece è una miscela in cui si fa un po' più di attenzione, sempre con gli stessi requisiti di resistenza e di durabilità, si fa un po' più di attenzione e quindi si sceglie un tipo di cemento, un tipo di aggiunta e una quantità di aggregato di riciclato, si devono fare dei conteggi, perché viene richiesto all'interno dell'asserzione ambientale in cui il produttore, per esempio, se vuole fare un determinato percorso di identificazione del quantitativo di materiale riciclato, e quindi si può superare tranquillamente quel minimo di 5%, e poi si deve fare anche un calcolo di quanto di questo materiale, in questo caso stiamo al 15,7%, quanto di questo materiale è pre-consumer o post-consumer. Quindi c'è sia una corrispondenza ai requisiti minimi, ma si può andare ben oltre. Fondamentalmente, facendo dei calcoli, il sistema normativo ci fa vedere che possiamo arrivare, sempre per un prodotto che potrebbe essere un C37, un XC3, fino a un 20-22%, 18-20% di materiale riciclato, dopodiché il sistema normativo non ci consente attualmente di andare oltre. Invece il sistema normativo che viene dal codice degli appalti pubblici, dalla sostenibilità dei calcestruzzi, ci dice che ci dà il minimo, che è il 5%. Quindi abbiamo un campo di intersezione tra i due sistemi normativi. Ci sono delle opportunità, sicuramente la filiera non è in questo momento, abbiamo già degli esempi reali, pratici, in cui si cerca di costruire con questi calcestruzzi, con questa nuova certificazione, e non troviamo fornitori di aggregato da riciclo che ci possano garantire questi requisiti. Quindi potrebbero esserci dei punti di forza, ma ci sono anche delle situazioni da verificare con attenzione. Grazie. Grazie a Livio Pascali, che è anche in rappresentanza di ASSIAD oggi qui.